Oggi facciamo un cartoccio con il filetto d'orata. Guardate che orata bellissima, questa è un'orata di pesca. È circa un chilo e quattro. Andiamo a sfilettarla. Come facciamo? Un'incisione in basso, poi con un coltello a lama flessibile entriamo, lo vedete per avere le dimensioni, questa è la parte corrispondente alla spina centrale, quindi noi entriamo col nostro coltello e cominciamo a tagliare così, senza forzare, non è necessario forzare, e arriviamo fino al punto dove abbiamo fatto la prima incisione, vedete? Ecco qua, e cominciamo a scalzare appoggiando il coltello. Il coltello va proprio letteralmente appoggiato sulla spina, non so se riuscite a vedere, vedete? Questa è la spina centrale e noi continuiamo questa operazione così. Arrivati a questo punto, quando abbiamo scalzato in modo sufficiente, prendiamo sempre il coltello a lama rigida e incidiamo da quassù sotto praticamente la branchia. Ecco qua, dobbiamo forzare naturalmente perché qui è abbastanza resistente, e arriviamo a tagliare, faccio vedere, praticamente fino a dove abbiamo aperto per pulire il pesce. Ecco qua, quindi proseguiamo il nostro lavoro di preparazione del filetto. Così. Ecco qua il nostro filetto e ora andiamo a tarare. La cosa più importante è cominciare a controllare tutte le spine che ci possono essere. Ecco, le spine naturalmente sono tutte in questa fascia centrale e noi andiamo a toglierle proprio separando, così, separando i due filetti. Ecco qua, questo è uno, guardate che meraviglia, proprio veramente bellissimo. Controlliamo sempre se ci sono delle spine e tagliamo anche quest'altro. Questa parte qui è una parte che non utilizzeremo, quindi utilizzeremo solamente questa parte qui. Togliamo la parte centrale dove ci sono le spine, prepariamo il nostro cartoccio, foglio d'alluminio, ne mettiamo due per tranquillità, ecco qua, diciamo che così può andare bene, la nostra teglia da forno. Appoggiamo sopra i nostri due fogli, anzi ne mettiamo anche un altro, così. Prima cosa, mettiamo un gocciolino d'olio sul fondo, così, ci appoggiamo i nostri due filetti, uno e due. Qui abbiamo delle cozze che abbiamo naturalmente pulito, come vedete, e delle vongole che sono state in acqua per diverse ore. Quindi le mettiamo così, così come sono, così. Dei gamberetti, questi sono dei gamberetti rosa, sono freschissimi, guardate, sono incredibili, sono una bellezza. Ne aggiungiamo, ecco, diciamo così, va bene, puliamoli tutti. Pomodorini, semplici pomodorini ciliegini, li andiamo a tagliare a metà e così. Un peperoncino, questo è un peperoncino verde fresco, piccante ma non troppo, così lo mettiamo qualche fettina in quella. Mettiamo poi delle foglie di basilico che daranno profumo ma anche quel tocco leggermente piccantino che dà il prezzemolo, il basilico. Guardate i colori sono incredibili, bellissimi. Una bella giratina d'olio, un po' di pepe macinato fresco, un po' di sale,
A questo punto il nostro cartoccio è pronto. Cerchiamo di chiuderlo non troppo serrato, in modo da lasciare spazio al vapore che cuocerà tutti i nostri frutti di mare. Chiudiamo lateralmente, ecco qua, il nostro cartoccio è pronto. Forno 210 gradi per circa 30-35 minuti. Ecco il nostro cartoccio che è uscito dal forno, quindi l'apriamo facendo attenzione perché i fumi sono inebrianti. Io a questo punto neanche lo impiatto, ma lo assaggio direttamente. Vado a prendere un pezzettino di vata. Sapore delizioso.